Ciao ragazzacci, bentornati sul canale di... Di chi? Di Enzo. PlayStenzo. Ragazzi, mi ero dimenticato il mio nome, ma non si fa, non si fa, non si fa. Ah ragazzi, nuovo appuntamento con il Foggia di Lelluccio. Tre partite toste oggi, Cosenza, Regina e Pordenono, che vi ricordo sempre che non è nono il Pordenono. E Cosenza che nono. Quindi che facciamo? Cioè andiamo subito a sfidare. Andiamo subito a sfidare il Cosenzo. Il Cosenzo che vi ricordo che il Cosenzo, niente, ve lo ricordo e basta. Non ho niente da dire sul Cosenzo. Allora vediamo. Vabbè, dai. Siamo tutti abbastanza bene, ragazzi. Bravi, bravi, vedi? Così si fa. Basta in forma, lo mettiamo. Posto di marrone? Ma mettiamolo, va, mettiamolo. Mettiamo a bada, che ce ne frega noi. Vai, via. Allora, ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene? Ragazzi, mi è arrivato un commento in diretta. Proprio adesso mi è arrivato di Mentalità Hooligans. Che mi dice... Mentalità, che ci combini? Dice, se fai la partita da un'ora con il Sassuolo, finisce 7-6. Finisce 7-7. Beh, c'hai ragione, Mentalità. Non hai tutti i torti, Mentalità. Però mi piace l'idea di fare la partita completa, così, giusto per cazzeggiare. Giustamente tu poi dici, chi se la guarda sta partita? Nessuno. Però vabbè, la faccio per i miei zii. Mi hanno chiesto i miei zii di farla completa. Detto, vabbè, la sera non ci abbiamo niente da fare, ci vediamo la partita. Oh, attenzione, è iniziata la partita comunque. Non ci distraiamo, uè. Uè, non ci distraiamo che qua... Qua si gioca duro, si gioca forte. Guarda Criscito, vai, se stube a vepra, irse. Ha bevuto assai ieri sera, Criscito. Era il compleanno della figlia. Attenzione. Attenzione, subito Foggia in avanti, attacco. Ma che? Attenzione, ancora Cardona? No. No. Ragazzi, subito Foggia pericoloso, eh? Subito Foggia pericoloso, subito cazzata di Cardona. E poi bah, mamma mia, bah. Bah, quasi quasi mi sta facendo pentire di non averlo messo titolare, no titolare, come si dice? Fisso, cioè titolare fisso. Che diciamo che è marrone il titolare fisso. Guarda bah, ancora lui, ragazzi. Attenzione. Gudmundsson ci prova. Mamma mia, che bordata dalla tre quarti. Che si è ammalato? Che sei malato? Ma non è fuori gioco, arbitro. L'ho visto io. Ero in linea. Dai, guarda, il ginocchio era in fuori gioco. Ah, che se passa questo arbitro. Non fa nulla, dai, non fa nulla. Madonna mia, si è preso una pallonata in bocca, ba. Criscito, con un po' di esperienza. Con un po' di esperienza fa la cretinata dell'anno. Ma poi mette in me. Peccato. Ma oh, boh. Raga, non so perché questa... C'ho questa mania di chiamare i giocatori con la O finale. Tipo Balotello, Floccaro, Criscito, Maldino. E perché non lo so, quando finisce con la I, mi sa di plurale, capito? Quindi io dico, ma perché devo dire con la I se è uno il giocatore? Obi? No, è uno, Obo. Maldini? È uno. Maldino. Vi trovate voi col discorso che faccio? O sono io che non sto bene col cervello? Maldini, mamma mia, ma che si malo... No! Comunque il Cosenza proprio... Non... Proprio inutile, eh? Proprio inutile il Cosenza, non sta proprio giocando. Ecco là. Io ogni volta che parlo... Vietto d'esterno, mamma mia! Ma faceva un gol da Madonna, faceva. Bravo. Per Maldini. Madò! Mamma mia. Velenoso questo pallone, velenoso. La Cardona. Vietto addirittura. Ma fammi tirare l'altro calcio d'angolo. Ho preso la traversa. Vabbè, comunque finisce il primo tempo così. Sta giocando solo il Foggia. Infatti, come dice il detto, a Foggia solo il Foggia. Arbitro Fischia. Insomma, Mentalità ha detto che secondo lui non ce la facciamo arrivare secondi. Vabbè. Madonna mia, Maldini. Vabbè, ci potrebbe anche stare se il Benevento continua a viaggiare, il Frosinone pure, e noi comunque acchiappiamo il periodo, no,
che ogni tanto purtroppo succede. È da vedere, raga. Attenzione a Vietto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, Larsen ha fatto la cazzata dell'anno, Larsen. Cioè, dico, la palla sta uscendo, falla uscire, fatti cazza tu. Attenzione a Maldino, per Vietto. Balotelli di prima, niente. Mamma mia, quante azioni, ragazzi. Ma potete menarli in questo pallone, me. Larsen, Madonna, Obi! Gli ha bucato la tempia. Tiene la tempia tutta schiggiù, furti. E si è ammaluto, bellissimo. Guarda la PAM. Proviamo una di quelle tattiche. No, questo, aspetta. No, mannaccia, Milord. No, mannaccia. Sbagliato a schiacciare. Un altro angolo. Mo ci proviamo. Proviamo a fare la tattica. La strategia. Voglio fare quello treno. No, scatto, scusa, scatto. Mi piace, mi piace. E la butta in mezzo e loro scattano in mezzo. È pericolosa. Hai visto? Hai visto che funziona? Palo, palo. Andamin, Vietto. Ha pure sbagliato passaggio. Stata ammaluta. Oh, comunque funziona, quella tattica. No, ricordatemi che la devo usare sempre quella strategia. Attenzione, attenzione a Cardona. Attenzione a Cardona. Ah. Intanto entra Vuley. Vuley per Maldini. Mi dispiace che esce Maldini, man. Sono contento quando sta Maldini in campo. Balotelli che oggi sembra avere una di quelle sue giornate. No, però no, lancia Vietto in una maniera. No, va, ragazzi, ma che cosa, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E il Messi di Foggia colpisce ancora. Mamma mia, ragazzi. No, vabbè, Balotelli ha fatto un lancio. Cioè, non lo so. Proprio da Santino. Da Santino. Ha fatto un lancio veramente da Arcangelo Gabriele. Ma io a Balotelli devo fare così con Balotelli. Lo devo offendere. Lo devo offendere perché appena lo offendo gioca bene. Bravo Balo. Cioè no, a sto punto adesso mi distingo aiuto Balotelli. A me io che bu. Balotelli si popo un scemo. Proviamo. Ma ogni volta che prende palla Balotelli provo a offenderlo. Vediamo se gioca bene. Da qui la Dammalo. Mamma mia, Cardona. Oh, attenzione, attenzione. Ragazzi, comunque ho notato che la difesa è veramente forte a noi. Cioè, ormai non subiamo gol da non so quanto tempo. Mulumule, dici. Se Vietto. Balotelli si scema. No, non funziona più. Non funziona più la tecnica di offendere Balotelli. Mamma mia, Vietto. Oh, ehi, gomitata in bocca per Vietto. Comunque non so se ve ne siete accorti, ma Vietto ci sta portando avanti lui. È veramente bravo. Veramente bravo Vietto. Si è entrato Craig. Crescito per Cardona. Cardona poi. Un passaggio di merda. Cazzo di Cardona. Ma chi cazzo ti ha messo in gambi? Non lo so. Dice che uno si venga tu. Uno poi dice che all'improvviso uno li licenzia. Oh, Crescito. Che Stiukan. Palla a mano, Stiukan. Cioè, Kragol finisce. Finisce così. Vietto. Vietto la decide lui ancora una volta. Ragazzi, Vietto ormai è una star di questo Foggia. È il Messi di Foggia. Va bene, buona, buona. Tre punti. Tre punti pure sudati, se proprio vogliamo dire. Perché abbiamo tirato, abbiamo dominato. Abbiamo giocato solo noi, però la palla non entra. Quindi, insomma, grazie Vietto che... Allora, vediamo, Benevento pareggia. Sassuolo pareggia, quindi... Quindi siamo a due punti dalla vetta, ragazzi. Oh, non vorrei dire, non vorrei dire. Vediamo, vediamo cosa succede, vediamo, non lo so. Ok, andiamoci a fare il match con la regina. Vediamo subito la regina cosa ci offre. Mamma, l'Esiz sta fuori forma. No, fuori forma, sta fuori forma. Facciamo giocare a Kragol di qua, proviamo. Non lo so perché mi è venuta sta cosa. Facciamo giocare a Salvi, basta ancora una volta in formissima. Facciamo riposare Sigurdsson. E farei giocare pure Floccari, lo sai? Ma sì, vai. Buttiamo a Floccari dentro, vai. Facciamo riposare un po' a Balotelli. E ho visto che Balotelli stava un po' stanco. E tu, vabbè, metto a Floccari. Ed eccoci qua, è partita. È partita la partita. L'arbitro ha frischiato. Vai, Foggia Regina. Ottimo. Avamok. La Regina, non mi ricordo l'anno scorso che cosa abbiamo fatto. Mi sembra che abbiamo perso l'anno scorso, Ho pareggiato. Insomma, non era stato un cliente facilissimo. Ah, oggi Floccari. Sono sempre molto felice quando gioca Floccari. È comunque lui che ha ingegnato, come si dice, ha inaugurato l'attacco del Foggia. Il nuovo attacco del Foggia. Attenzione, fallo di Kragol. Brutta punizione, brutta punizione.
Chi la tira? Bell'uomo, quel bell'uomo di bell'uomo. Meno male, meno male, meno male. L'ha svirgolata un po' la barriera. Occhio, 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 occhio. Kragol mette in mezzo per Maldini, la butta dentro Maldini. Ottimo, 1-0 per il Foggia. Oggi subito l'abbiamo buttata dentro, vai. Bravissimo. Oh, Kragol su quella fascia sta macinando come un pazzo. Ottimo. Sta giocando meglio su quella fascia. Forse lo facciamo giocare di là, così in caso di tiro. Comunque sia, lui essendo mancino si accentra e schiaffa la bordata un po' alla Robben. Bravo Ba, mamma mia ragazzi, però Ba, ci sto pensando seriamente di metterlo titolare fisso. Ma si stanno chiudendo sti merdoni. Anche se in realtà stanno su offensivo come tattica. Fallaccio sull'Arsen, mamma mia, guarda la... Pam! No, in realtà no. Kragol in mezzo per Floccari, ragazzi! Mamma mia, se entrava, mamma mia, se entrava. Che sei pazzo. Mamma mia, se entrava, ragazzi, aprivo lo spumante. Abbiamo capito che Kragol sa fare i cross. Ancora mo l'hanno capito, dopo di anni l'hanno capito. Mo se ne va pure Kragol. Ragazzi, tra l'altro, a gennaio se ne va Kragol, Mi ero dimenticato di questa cosa. Quindi a gennaio dobbiamo prendere un altro esterno, perché sinceramente non voglio riprendere Kragol. Madonna, Floccari, che schifo, Floccari, che schifo. Che schifo. No, ragazzi, in realtà ho sbagliato io. Perché io gioco con manuale, capito? Cioè, tutto manuale, passaggi, tiri. Quindi il tiro quando lo direzioni male dall'inizio esce una schifezza. Cioè, non me lo regola in automatico il gioco. Attenzione, che palla per Floccari! E stavolta la butta dentro. Bravo zio Floccari. Grande ragazzo. Grande ragazzone di 43 anni. Andando a tennis. Mamma mia, assist di Vietto. Mamma mia, ragazzi, Vietto a me mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Veramente il Messi di Foggia, ragazzi. Finisce il primo tempo 2-0 per il Foggia. Clamoroso. Quando mai noi finiamo in vantaggio? Già è difficile che finiamo in vantaggio il primo tempo, ma poi di due gol. La regina per noi è troppo poco. Non me ne vogliate, amici di Reggio Calabria, ma che veramente non ce ne facciamo niente noi da regi. Ci provo dai 40 metri. Mamma mia, in due tempi, Farroni. Ragazzi, qua da quella fascia possono uscire bei tiri, da parte di Kragol. Sì, perché sulla sinistra, ok, lui gioca sulla sinistra, però i tiri li escono meglio da quella fascia. Attenzione, Vietto, Vietto, Vietto ne salta uno. Fuori gioco. No. Ah no. Kragol in mezzo per Floccari. Mamma mia. Poi Maldini la butta in bocca. Vai. No, niente, vabbè, dai. Te l'hanno sbagliato. No, niente. Oh, attenzione, attenzione. No. Mannaccia, Milord. Mannaccia. È entrata. Autogol. Autogol di Salvi. Mo ti vendiamo, Salvi. Mo ti vendiamo. Letizia, è inutile che lo vai a rincuorare. Lo vai a consolare. No, è venduto, è venduto. Ah, no, però è stato Ba che gliel'ha buttata in faccia. Quindi vendiamo Ba, dai. Guarda, rivediamolo, aspetta. Allora, ok, questo tira. Poi Ba gliela butta in bocca a Salvi e la palla va a finire in porta. Autogol da minchioni proprio. Vabbè, ho entrato Di Chiara. Un terzino che a me interessa. Mi piace un sacco. Attenzione. Madonna mia, va tra Faiolo che crack. Oh, attenzione, attenzione. Oh, che mafamo, mafamo. Ah, è fallo. Mamma mia, Menez stava era partito. Stava andando dritto dritto in porta. Vabbè. Rosso, addirittura rosso. È un po' esagerato, mamma signiva pure. Un po' esagerato. Vabbè, fallo da ultimo uomo, però salva il risultato. Ragazzi, sta partita da... Sta complicando sta partita. Ma stiamo cattivi. Va, bravo Maldini. Va, bravi. Va, così ti voglio, Maldini. Vai, 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 vai. Finché puoi, finché puoi. E lancia Floccolo. Floccolo e va in mezzo. Oh, addirittura Floccari. Ah, mannaccia. Non ho visto Vietto, perché sennò scaricavo su Vietto. Oh, attenzione, attenzione, Larsen. No, cade Larsen. No, ragazzi, ste cazzate no, però, Buona, buona, sbagliano tutto. Che volevo dire? Non era previsto. Quel fallo non era neanche voluto, tra l'altro. Non era intenzionale, mannaccia miseria. Attenzione, Vulei.
nessuno la prende. Poi c'è Kragol. 10 minuti, dai. Teniamo duro, ragazzi. Bah, mamma mia, ragazzi, bah. Bah, mi fa impazzire a me. Ah, Flocca riprova il dribbling. Ma si è dimenticato che c'ha 52 anni. Raga, ammo rischiuto, ammo rischiuto sta partita. Stiamo tuttora rischiando, non è che è finito. Buona Larsen, che per poco non fa un assist a Menez. Meno male che c'è la balla. Dai, dai che è finita, dai che è finita. Fischia, arbitro, fischia. E finisce, finisce così, ragazzi. Vittoria, sudata alla fine. Alla fine ce la siamo sudata. Alla fine non è stata così scontata, mamma mia. Ottimo, altri 3 punti, ragazzi. Flocca di migliore in campo. Bravo, Flocco. Ah, vediamo che hanno fatto le nostre dirette. Il Frosinone pareggiato, Benevento ha vinto, Sassuolo ha vinto, quindi resta tutto così. Resta tutto così, però abbiamo un bel vantaggio sul Benevento. Ottimo, arbitro. E mo, allora, mo facciamo l'ultima partita dell'episodio e poi c'è lo scontro diretto col Sassuolo. Chissà, chissà. Chissà cosa ne verrà fuori, vediamo. Ok, ora Pordenone. Ok, ragazzi, andiamo subito, dai, non perdiamo tempo. Il Pordenone come sta messo in classifica? 14esimo, sta andando male, mo... Cioè, avessimo abbatto facilmente. Però il Pordenone ci ha sempre rotto le palle, non ce lo dimentichiamo. Obi sta in formissima. Là davanti va bene così. C'è Vulei fuori forma. E mettiamo... No, mettiamo Gudmundsson, dai. Poi Calombo. Facciamo riposare un po' a... Cos qua. Come si chiama? Che più basta. Basta, direi, va bene così. Giocatori un po' stanchi, eh. Poco stanchi. Eccoci qua, allo Zaccheria. Allora, ragazzi, se vogliamo evitare di perdere contatto con il Sassuolo, questa qua la Mavench, perché metti caso che questa non la vinciamo, Sassuolo magari vince. Poi ci abbiamo lo scontro col Sassuolo che... Oh, attenzione qua, attenzione, scusate, scusate un attimo, Vietto per poco non la butta subito dentro al primo minuto. Stavo dicendo, ragazzi, metti caso che poi il Pordenone ci batte, poi ci allontaniamo di parecchio, attenzione, ancora Foggia, mamma mia, ragazzi, mamma mia, abbiamo sfilato il gol già 2 volte. Madonna, madonna, ragazzi, com'è partito il Foggia. Attenzione, perde palla addirittura, mamma mia, mamma mia. Oh, occhio qua, occhio. Occhio qua. Ci buschiamo il gol. Cioè no, che mazza nel culo che ci siamo presi. Ma tu hai capito? 3 gol mangiati, gol subito. Ma vedono poca la madonna. Vedono un maledetto malefico, mannaggia. Ragazzi, testa bassa e pedalare come sempre, come dico dall'inizio. Maldini vede Gudmundsson. Gudmundsson per Balo. Balo per Maldini, mamma mia. La fa mocca, va. Raga, non me l'aspettavo proprio questa, Dopo 3 palle gol del Foggia, non mi aspettavo proprio il gol del Pordenone. Invece ancora lui, ancora Diav, qua un cazzo, tu diavolo. Madò! Ma pensavo che era gol. C'è sto bastardone qua davanti che dà un fastidio della madonna. Ragazzi, ricomponiamoci qua. Che se no qua ci affresce malamente, Se ci ambusciamo una di costi, mi aiuto, Voglio solo avvisare. Mamma mia, mamma che si maluto. Ma che è veramente, mo? Sta squadra di merda, qua ce l'ho da fastidio. Stiamo rischiando, ma forte. No, sbaglia pure il passaggio Letizia. No. Madonna, meno male che tengo l'occhio. Mo, ma faccio calucchi, mo. Non si può, ragazzi, dai, non si può. Come cazzo si fa? Cioè, la partita è iniziata che stavamo attaccando come i malefici e niente di meno, ma stiamo sotto di 2 gol. Cioè, capite? Avessimo stato innanzi, dico. A lui il calcio è maledetto certe volte. Aspetta. Balotelli per Sigurdsson e Gudmundsson qua. Attenzione, Divietto! Tira! Palo Divietto! E una delle uniche che ci siamo mangiati. E questo è gol. Guardi, questo è gol. Va avviso prima, Affanculo, Cardona. Moto venna proprio. Stu deficient. Fatto favorevole, credo, merda. Avete detto, questo è gol.
Occhio, bel pallone per Cardona, vai. Ah! Fanculo Balotelli, mannaccia miseria, mannaccia milord, manna. Ma qua che cazzo è? Stanno chiusi. Punizione. Ragazzi. Occhio. Cardona, vai. Mamma mia, l'esterno della rete, madonna mia. Comunque bella partita, ma Foggia sfortunatissimo, eh. Comunque bella partita veramente. Ado che m'ha tolto e finisce così il primo tempo. 2-0 per il Pordost. Beh, risultato però veramente cattivo nei nostri confronti. Non ce li meritavamo, sti due gol così. O meglio, vabbè, ce li meritavamo pure, forse. Non lo so se ce li... capito? Però almeno uno a noi, dai, che cazzo. Per fare la cosa equa, capito? E qui ci colpisce, forse ci colpisce la maledizione di mentalità hooligan. Che l'aveva detto, mentalità. Bastardo, me l'hai chiamata, bro. Maldini, mamma mia. Mamma mia. Va Obi, tira. A fangu. Ah, vita stu basta. A Cardona oggi lo vedo male, non lo so. C'ha un po' di febbre, forse. E questa è la classica partita in cui Balotelli è ombroso. Sta giocando abbastanza male. Sbaglia gli stop, tutto. Certo, anche complice magari una difesa veramente rompicazzo. Che loro mo stanno su ultra offensivo. No, su difensivo. Su ultra difensivo stanno. Attenzione, Vietto vede Cardona. Cardona non arriva la palla per Vulei. Mannaccia miseria. Mannaccia milord. Calombo mette in mezzo. Bobin, dove vuoi? Valance ce l'ha, dove vuoi? No. Il 3-0 no, raga. Bravo Letizia, bravo. Anche se va bene. Non è che... non credo che cambierà chissà che. Poi io mai dire mai, eh. Come si dice, il pallone è quadrato. Palla per Cardona. Oh, piano, cazzo, sto pallone di merda. E vabbè, ormai 10 minuti. Dobbiamo sperare solo che il Sassuolo, magari, che ne so, pareggia. Germinio. Uganusciaziane tuculupurk da patata. Entra Sau. Capirai. Almeno se riuscisse a segnare Sau, così, giusto il gol della bandiera. Puoi fare sta figura di merda allo Zaccheria, ragazzi. Non è proprio il massimo. Ado Balote che ti rimorchi a rete. È finita così, raga. Abbiamo perso. Ciao. 2-0 col Pordenone. Mannaccia milord, mannaggia. Vediamo subito il Sassuolo cosa ha fatto, perché qui abbiamo proprio il Sassuolo. Vedono pagami Lord, mannaggia. Il Benevento si avvicina di 3 punti. Sassuolo vince e ci abbiamo il Benevento attaccato ai Maroni. Vuoghi dici, vuoghi avvisà. Ragazzi, se la partita col Sassuolo va male, scendiamo alla terza posizione. Come ha previsto mentalità hooligans. Quindi se succede qualcosa, prendetevela con lui. Vabbè ragazzi, fermiamoci qua. Prossima partita con Sassuolo. Ditemi ancora altri pareri su sta cosa di voler fare la partita col Sassuolo intera. 30 minuti. Durerà circa un'oretta, quindi non lo so. Fatemi sapere. Mentalità già fatto capire che mi piace l'idea. Vabbè, fatemi sapere anche cosa ne pensate del Foggia, che tutto sommato sta facendo una stagione da panico, anche se chissà se riusciremo a evitare i playoff, non lo so, vedremo, siamo qui per vedere. Vabbè ragazzi, allora ci vediamo alla prossima, un bacetto da Enzo, bacetto areato, e ci vediamo alla prossima, mi raccomando, forza Lelucci, forza Foggia, forza Enzucci, vai, nato bacetto, ma... siamo troppo romantici, ragazzi. Ciao, un bacet. È un terzo bacet che mannano. Va. Avast. Ciao.